Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Non fisicamente, ma siamo in un campo e stiamo girando un video per il Monopoly Software Shop. Vabbè, insomma, la solita folla. Oggi facciamo qualcosa di incredibile, ovvero grazie a questo stupendo sacchettino con all'interno dei foglietti ci andremo a sparare in varie parti del corpo per sapere dove fa più male e dare a voi la possibilità di comprendere meglio quanto fa male un pallino da software. Prima di partire, sigla. Manca qualcosa però, non so che cosa, però sento la mancanza di... L'abbiamo colmata! Non sarò ovviamente solo, c'è il buon War. Ovviamente non ci spareremo a caso, ma ci sono due distanze su cui testeremo il dolore che si prova sparandoci con suddette repliche da software e per la distanza corta utilizzeremo... M9 A3 Umarex CO2. Mentre per distanze più lunghe utilizzeremo una replica ASG e abbiamo deciso di utilizzare l'MPX by Seagear. Per valutare quanto farà male questa cosa utilizzeremo il dolorometro, che andrà da 1 a 10, dove 1 è e 10 è... Ti aspetta un pugno. Ovviamente vi sconsigliamo di farlo a casa per vari motivi, tra cui che non ci assumiamo la responsabilità dei pallini che vi arriveranno in faccia. Ecco, capirete dal dolorometro perché non vi conviene. Per YouTube soprattutto siamo in un campo adibito a giocare a Airsoft, siamo entrambi assicurati e iscritti a una squadra di software, quindi a tutto un coso. Sì, siamo professionisti. Sì, siamo fisiatri sempre. Siamo fisiatri. E altra cosa molto importante, avremo occhiali protettivi. Non utilizzeremo la maschera paradenti perché faremo un colpo e siamo abbastanza capaci di farlo, e utilizzeremo ovviamente la protezione per gli occhi. Dove è la tua protezione per gli occhi? La mia protezione per gli occhi è senza dubbio artistica. Avete mai visto il film La Mosca? Sono pronta a conquistare altre vette. Per scegliere dove andremo a colpirci abbiamo questo sacchetto in cui io ho inserito varie parti del corpo. Ognuno di noi ficcherà la mano dentro, tirerà fuori letteralmente e pescherà la parte dove deve essere colpita. Visto che io parto sempre per primo, lasciamo partire qualcun altro. Pesca, pesca, pesca. Un po' visto, rimescolo un po', rimescolo un po'. Ah! Capisco. Oh, capisco. Ragazzi, cioè, guardate l'arte di quest'uomo. Se non fosse stato così bravo avrebbe già invaso la Polonia. Adesso tu non ti muovere. Partiamo. No. Sei un malato di mente. Porco questa sfida. Tira su quella videocamera. Porca di quella puttana. Allora, questa sfida ha due dolorometri, uno ufficiale che è uno, cioè con lo scarpone l'ho sentito davvero poco, ma credo che abbia beccato l'occhiello di metallo del laccio e l'ha fatto rimbalzare giusto dove non doveva. Se non avrò dei figli ti vengo a cercare. Beh, mi sembra giusto. Adesso c'è quello da lontano comunque. Porca puttana, mi posso tenere la mano su... Da vicino abbiamo sparato più o meno a 2 metri perché quella è la distanza che tendenzialmente si ha quando ci si... ingaggia con le pistole, da più lontano non si sente quasi nulla. Adesso il buon War si è posizionato 10-15 metri, che è un'altra distanza con la quale ha senso parlare di male. Procediamo a sparargli al piede. Fermo. Stop, hai preso! Basta! Ho sentito! Ecco perché si deve chiamare il colpito, sennò vi continuano a sparare. Quindi, pistola da vicino? Uno. Pistola da lontano? Fucile da lontano? Uno. Uno. Forse uno e mezzo, uno. Okay, con gli scarponi non si sente nulla. Con gli scarponi sento davvero poco. 1-1, prossimo giro, prossimo premio. Li ho piegati tutti con un angolo diverso, ah, così ecco, so cosa vedi. Devo stare. No, boy. Cos'è? Bitch! Due di queste che non voglio che escano. Uno è testa e l'altro è dita. Questo è dita, ma visto che è troppo semplice così, ne estrarrò un'altra e questa la faccio al giro dopo. Non so se mi conviene pescarne un altro. Vabbè, proviamoci. Io perché non le so ste cose? Ok, sì, figo. Cos'è? Figo. Ok, questo è già meglio. È il momento del petto. Arma corta, 2 metri. Il colpo in canna c'è. Partiamo. No. Oh, mira giusto, eh. Mira giusto, sulla tetta, dove vuoi? No, qua in alto. Là in alto? Non mi sparare in faccia, eh. Sei pronto? Pam! Ah! Ok. Ah! Ok, ok, ok. Andiamo, lontano. Pronto? Dall'altra parte o sempre lì? Sempre lì. Oh, la
costola. Oh. Ma hai tarato male sto mirino. No, poi Andrea, con la punta della costola. Qua ora non sono macellaio, però sono paragonabili. Sono paragonabili, questo quasi di striscio. Dolorometro. Arma corta. Arma corta 5 sul petto, così a bruciapelo 5, fa abbastanza male. Pensavo peggio. Sulla costola da lontano mi ha fatto 6 però, cioè proprio qui mi ha fatto veramente male. Tocca a te, Shoshanna. Dopo il petto cosa peschi? Il polletto ruspante, la coscia. Can, deve fare un male bestia, ma non è interno coscia, è coscia. Kosher. Bro, su quale? Su quale? No. Scegli tu. No, sulla destra, sulla destra. Sulla destra, sulla destra mi piace. 3, 2, 1. Arriva dopo, è arrivato adesso. È arrivato adesso. Fai due colpi di testa, fai due colpi di testa. Sì. Non su di me. Non su di te, sta buono. Tira più basso di dove è puntato. Usa. Sullo stesso punto. È un grouping perfetto. Fra, come hai fatto a dar 5, porca mamma? Fa male davvero. Direi che il primo gli darei un 4,5. 4,5. Il secondo, irrigidendo la coscia, 4. 4, perché quindi col muscolo teso fa meno male? Col muscolo teso ha fatto meno male. Ok. Ora vi dico, lui ha fatto 5, quindi mi sono proporzionato. Io avrei dato 6 tranquillamente, però ho visto che il mio segno effettivamente è un po' meno forte del suo. Soffiami sulle mani. Vai, tiralo su. Cos'è? Non lo vedo io, dai. Culo, però stavolta possibilmente. Signorina, ho bisogno che mi tira su un attimo il vestito. Questo? Brucia un botto! Avete mai visto Heidi? Dai, che se ci pensi è peggio! Che brucia, zii, non è che ti fa male, che brucia! Dolorometro! Uguali per me, cioè 5? Sono soli. Ah, quindi lì. È un unico dolorometro? Sì, 7. 7 ci sta, Deve far malino, sì, deve far malino. Sì. Sono altri 3. Io ho beccato più dita, 4 ancora ne mancano. Stai fermo a non guardare dentro. 9. Ma non è legale sta cosa, ma non è legale, ragazzi. Porca di quella miseria. No, ma cosa vuol dire testa? Visto che War ha beccato testa, io ho beccato dita, io non ho i guanti e lui non ha il cappellino. Facciamo un change. Della Claw Gear, tra l'altro, che adesso che è inverno vi dico che mi gusta veramente tanto. Trovate anche questo linkato in descrizione. Gusterà anche a me perché sennò soffrirò come un cane. Ah, ma quindi a me dopo tocca dita. Bello. Mentre War decide di che morte morire, io vi faccio vedere la pistola che utilizzerò adesso, ovvero la Maxim 9, la mia nuova pistola. L'ho aspettata tanto, è veramente una figata e ora di... provarla. Di chi dovevo essere colpito? Da vicino testa. Si giri per favore. Guarda dritto. Ti dirò. Non è andata male. Ti dirò. Vero? Hai beccato la cucitura del cappello. Ah, è stato un signore. Beh, è stato davvero un signore. Comunque lo sento perché ti dà quello schicchero bello, bello incazzato. 3,5. Sì. 3,5. Dai, facciamo anche da lontano. No. Gradirei il guanto destro. Il guanto destro? Il guanto destro. Tenga. La ringrazio. Cosa preferisce, da vicino o da lontano? Preferirei far vedere questi bellissimi guanti Mechanics, così prendo dell'altro tempo che trovate linkati in descrizione. E faccio anch'io da vicino. Ma a me senza guanto trema un po' la mano dal freddo. Pronto? Cacchio sull'anulare. Beh, sembra doloroso. Sta tremando, ragazzi. Posso vederlo anch'io? Sì, guarda che sta già diventando bluetto. No, è l'anulare, non è il medio. Va bene, grazie a Dio che ci sono i guanti da soft air. Comprati i guanti da soft air. Sì, cosa manca? Te lo dico quando lo peschi. Però potrebbe far male lo stesso, ragazzi. Schiena. Guarda, la facciamo sempre. War, visto che ha più freddo di me, ha il maglione sotto. Decidete voi se è giusto che se lo tolga o meno. Niente. Che uomo! Far fare a un uomo quello che vuoi, basta sfidarlo sull'onore. Cioè, ci vuole pochissimo. Ready? Aspetta. Schiena dove? Dove preferisci, in alto o in basso? Qua. In mezzo? In mezzo un po' sul lato. In mezzo un po' sul lato.
Ready? Sì. Sta saltando via il microfono. Ah! Monopoly Soft Air. Ah! Questo ha fatto male. Questo ha fatto male. Questo ha fatto davvero male. Dolorometro. Da vicino sono sullo stesso livello della coscia. La coscia hai dato, no, 4 secondo me, ti sei bilanciato sul mio. Ah sì, sì, sì. Sulla schiena siamo arrivati a 6 e mezzo. Ha fatto davvero male, ma perché quello da lontano? Perché era un po' più su e secondo me ha beccato qualcosa, non lo so, ma lo sentito. Sì, quando ti rimbalza, cioè tipo quello sulla costola fa un botto male all'inizio perché becca la pelle e l'osso subito sotto. Allora mi sta bruciando ancora tanto quello sulla costola. Sulle cosce bruciano un botto. Mi sta bruciando ancora. Cioè, sul lungo periodo quelli sulle cosce fanno più male. Cioè, e sapete cos'altro fa più male che un lungo periodo dei pallini sulle cosce? Vai, tira fuori l'ultimo. Tira fuori l'ultimo. Chiaro. Diventi con la faccia dall'altra parte. Pronto? Sì. Ah, palla! Ah. La persona a beccarti la pelle nuda. Che male! Ok, ce l'ho. Ah. Ok, pronto? Sì, non beccare la GoPro. Ah. Vecchio, sulla punta del bicipite. Un prepuzietto bicipitale. Bizz, cosa vedo? Allora, questo è primo e questo è secondo. No, ma mi hai rotto la pelle, boldrazza. Beh, cambiala in garanzia. Non mi ricordo se ho fatto il dolorometro delle dita. Comunque le dita, in questo caso basso col guanto, perché secondo me ci vuole il voto col guanto e senza il guanto. Non vi farò sparare senza guanto, no. Se ve lo state chiedendo. Guanto 5, più o meno, ti protegge molto. Senza guanto e se ti prendono tipo le nocche o quelle parti, 8 e mezzo. Cioè, allora, qual è la parte che ha fatto più male? Per te, quindi sulla coscia. No, bro. Io non sono stato colpito sulla coscia e War non è stato colpito sul petto, quindi facciamolo. Cioè, lo vuoi sugli sei sicuro di volerlo sugli addominali? Ma questo è comunque ai livelli di Jackass come stupidità, Pronti? 3, 2, 1. Lo sterno, hai beccato. Vecchio, te l'ho detto che sulla coscia fa male. Te l'ho detto che fa male sulla coscia. Non è finita. No, no, cosa? Eccolo, è viola. Mein Führer. È viola. Io cammino. Ma è un secondo ombelico. È perfetto. Questo è dell'altra domenica invece, vedi? Sì. Sono fratelli. Sì. Bene, io farei ripartire il video da qui. Con io che mi allaccio i pantaloni. Io vorrei che tu sentissi ancora sto coso. Cioè, sembra che sia solo felice di vederlo. C'è una biglia dei Geomag sotto pelle. E non fatela a casa, torno a dire, perché mi sembra opportuno rinnovare questa cosa. È per farvi vedere che fa male, ma allo stesso tempo vorrei fare... Ma fa divertire. Sì. Voi a casa sicuramente. Unica cosa molto importante, vorrei ricordare a tutti quanti che noi ci siamo sparati molto da vicino, in delle condizioni proprio dove hai quella parte del corpo lì che aspetta di essere colpita. Condizioni perfette per far male. Nella realtà non avviene così, tendenzialmente si è molto più lontani, sia con replica corta e replica lunga, e in un sacco di situazioni, insomma, la potenza varia, ci sono dei rimbalzi, non vi prende direttamente sulla pelle come ha fatto a me, zio. Sì, sono condizioni particolari, capiterà una volta su 200.000 colpi che prendiate che siano così precisi. In ogni caso la mimetica, qualsiasi essa sia, a parte la combat che qui è più morbida, ma nel petto abbiamo visto che c'è il tattico, fa certo, male, ma fino a un certo punto, e c'è pure il tattico, certo. Il resto della mimetica è ripstop come materiale molto spesso, quindi... Esatto, cioè non ci siamo messi le combat normali, che tra l'altro hanno il tascone qui, esatto. Ci sono le maniche belle toste, lì non sentite nulla. Stessa cosa vale anche per i pantaloni, cioè io sono venuto in jeans proprio per far vedere quel casual, sì. Merc wear, ma in realtà avete sempre dei pantaloni un pochino più spessi, quelli Invader Gear per citare più spessi che mi vengono in mente, cioè è tutto foderato. Lo senti, si cala di 2 livelli del dolorometro, anche 3, e soprattutto noi aspettavamo i colpi con la carne appiccicata al tessuto, sì, quindi sì. Proprio il massimo, ripeto, di condizione più dolorosa possibile. Detto ciò, vi ringraziamo di aver guardato questo video, speriamo che vi sia piaciuti, vi comunico tra l'altro che a 5.000 like, la lanciamo, 5.000 like, facciamo un game con il resto della squadra in mutande.
No, beh, ma che cazzo, pantaloncini corti. No, no, mutande, lo sfido. Se devo mettere in mutande a correre come un coglione, voglio 8000 like. 8000 like, giocata di squadra in mutande, ragazzi. È letteralmente vita vera, cioè se ti colpiscono muori. Sembra il set di Arancia Meccanica. E seppi subito che cosa fare. Tutto quello che abbiamo indosso, a parte il mio maglioncino perché avevo freddo, è linkato in descrizione, sito del negozio, potete acquistare online il negozio fisico. Inoltre ci saranno i link di vari social, TikTok, YouTube ci siete già, Instagram, Facebook, fatevi Vimeo. Vivi. Ancora vivo? Non lo so. Perfetto. C'è vicino a Natale, quindi siate pronti per lo speciale di Natale, come tutti gli anni ci faremo male interiore. Se l'avete già visto gli altri sapete già di cosa si tratta, ormai è tradizione. Come al solito vi auguriamo uno stupendo sabato, un'ottima domenica piena di giochi di software, un buon avvicinamento alle feste e come al solito stay angry. Guardate che bel tramonto. Come fratelli. Si vede anche